statua, dio Ibra. Del dio. Hanno bruciato, ragazzi, ma stiamo scherzando o cosa? È successo davvero. Adesso ira di dio Zlatan si riverserà su marmo e tutta la Svezia, ragazzi. Malmo, a parte che è il Malmo, non marmo. Con la L, con la L. Marmo. Allora, facciamo diciamo cose come stanno. Allora, statua era d'oro, perché di divinità, ovviamente. Vabbè, non era d'oro. Abitanti di marmo si sono arrabbiati, zelosi, perché non era di marmo la statua, e hanno bruciato l'oro di Zlatan. Questi ragazzi sono i fedeli, sono infedeli. Ragazzi, adesso fulmini, temporale, sacrilegio. Zlatan incazzata nero, ho sentito Zlatan incazzata nero, più nero di Black Friday, ragazzi. Oltrante, oltrante non è una parola. Oltrante, lui non soltanto arrabbiato con marmo, arrabbiato anche con tutta la Svezia. Addirittura tutta la Svezia, c'entra la Svezia. Ragazzi, Zlatan ha scelto Svezia per far favore a svedesi e loro bruciano statua, ragazzi. Ha scelto Svezia per fare un favore agli svedesi, adesso la sua nazionalità è quella. Ragazzi, mi sono mica pagliazzo io, Scusate, uno che si chiama Ibrahimovic può essere svedese? Massimo croato, sloveno, le origini magari, russo, della Prussia. Ma non svedese, ragazzi, ha scelto Svezia per far vedere calza, paese di legni, Ikea. No, questi cosa fanno? Bruciano statua. Non è che tutta la Svezia l'ha bruciata. Adesso dio Zlatan arrabbiato, e per comprarlo servono, lo dico adesso, siccome parlavate di cazzo mercato, Dove 6 milioni per comprarlo, più statua d'oro in piazza di città di squadra. Se venisse a Milano in Piazza Duomo, Piazza Duomo è la statua di Ibra. Esatto, sì, Milano vuole Piazza Duomo, via Madunina. Ma no, no, Ibra. No, ragazzi, sì, Bologna lo vuole? Bologna lo vuole, benissimo. Tour pendente di Bologna con statua di Ibra davanti. Quella è Pisa quella. Ragazzi, sono mica pagliazza. Volete anche che statua di Ibra, che zio Ibra sarebbe con voi? Ragazzi, allora silenzio, 6 milioni fa statua, ragazzi. Vabbè. Yo, go, go, whoa.